Buongiorno a tutti carissimi. Domani è il giorno delle palme. Ormai è ben chiaro a tutti che quest'anno sarà una Pasqua diversa. Probabilmente rimarrà nella storia, probabilmente sicuramente rimarrà nella storia. E per quest'anno avevo progettato di fare un bel video all'aria aperta. Facevamo vedere le tradizioni pasquali in cucina, avevo in mente tante cose. Purtroppo, non potendomi muovere da casa come tutti quanti voi, non lo possiamo fare, però è importante proprio in queste situazioni, secondo me, continuare a mantenere le tradizioni, per cui anche da casa ho deciso di farvi vedere il pane di Pasqua e un dolce particolare di questo periodo. Per questo il mio invito è quello di anche in questa occasione mantenere quello che si faceva negli altri anni, nella speranza di poterlo fare normalmente negli anni successivi, di restare uniti, di continuare a pregare. Si può pregare anche da casa se non possiamo andare in chiesa, ma possiamo farlo ugualmente e vale allo stesso modo, anche forse di più in questa occasione. Stare uniti col pensiero e con il cuore ai vostri cari che non potete magari abbracciare. Lo rifaremo magari in un futuro prossimo migliore. Niente, adesso ci possiamo spostare in cucina, così iniziamo a impastare. La prima videoricetta che andiamo a fare è il tortano di pane pasquale. Per la ricetta dell'impasto vi rimando a quella del pane casereccio che ho già fatto, di cui vi metto il link in descrizione o in alto a destra trovate il collegamento. L'unica differenza è che lì avevo impastato 2 kg di farina e qui ne utilizzeremo 1 kg soltanto. Pertanto, arrivati a questo punto, l'impasto già ha avuto le sue 3 lievitazioni e andiamo a smuoverlo ancora un po', dandogli una piccola impastata per fargli perdere la lievitazione, tanto poi dovrà lievitare nuovamente. Sul fondo lasciamo un po' di farina e va bene così. A questo punto lo dividiamo in 2 parti, perché andremo a fare 2 formati, il tortano e la pizzatola che rappresenta una bambola. Abbiamo bisogno anche di 2 uova che poi incastoneremo nei 2 pani e siccome ancora non abbiamo la palma benedetta utilizzeremo quella dell'anno scorso. Benissimo, procediamo quindi a tagliare in 2 l'impasto. Uno lo mettiamo da parte e l'altro lo lavoriamo. E secondo la tradizione popolare calabrese il tortano è proprio il pane di Pasqua. Con l'arrivo della Pasqua infatti nelle case, nelle panetterie, l'aria dei paesi si riempiva di questo odore speciale di pane casereccio. Si faceva e veniva consumato poi il giorno di Pasqua o durante la Pasquetta, insieme a salsicce e soppressate stagionate. A me da bambino e anche da grande la cosa che mi è sempre rimasta impressa di questo pane è che fondamentalmente ha lo stesso impasto del pane casereccio classico. Però questo di Pasqua, non so perché, non so davvero spiegarvelo, aveva sempre un altro sapore, c'era sempre un qualcosa in più. Eppure le mani che lo facevano erano sempre uguali e gli ingredienti gli stessi. Spiegatemi voi il perché. Sarà solo per il formato? Non lo so. Beh, allora, abbiamo allungato questo impasto e adesso lo intrecciamo in questo modo, vedete, come se fosse una sciarpa. Poi arrivati a questo punto prendiamo i 2 lembi e le infiliamo nell'asola che si è creata dall'altra estremità. Ed è fatto. Lo allarghiamo, lo sistemiamo un po' nella forma ed è pronto. Questo non è grandissimo, quando li facevamo nel forno a legna venivano davvero come una ruota di una macchina, bellissimi e grandissimi. Qui facciamo un'incisione e andiamo a mettere l'uovo. E sapete perché voi più giovani si mette l'uovo nel pane di Pasqua? Perché già nelle tradizioni pagane e mitologiche l'uovo significava la rinascita. In particolare era riferito alla primavera, il periodo dell'anno in cui la natura rifiorisce dopo un lungo inverno sterile. Per cui anche gli antichi romani, pensate, sotterravano un uovo dipinto di rosso nei campi coltivati in modo da propiziare la fertilità. Il tortano pronto l'abbiamo messo in una teglia con un foglio di carta da forno sotto e adesso andiamo a preparare la nostra bella pizzatola, la bambola di pane, che da tradizione le nonnine regalavano alle nipotine femmine oppure le suocere le donavano alle nuore. Anche questo avveniva con questa pizzatola di Pasqua.
Eh sì, perché per i bambini di 50-60 anni fa non c'era l'uovo di cioccolata, era questo il regalo vero e proprio. E proprio i più fortunati in aggiunta avevano anche qualche caramella. E in Calabria, a seconda della località, può assumere un nome diverso, si può chiamare anche pupa, anzi fatemi sapere nei commenti come si chiama dalle vostre parti. Benissimo, abbiamo allungato come per il tortano, la giriamo in questo modo e facciamo in questo buco qua, andiamo a mettere il suo uovo. E la bambola è pronta. Oh, se la fate voi a casa, volete farci le mani, gli occhi, volete abbellirla, potete farla come volete. Io l'ho sempre vista in questo modo e ci tengo a che rimanga questa forma per me originale. Bene, mettiamo anche lei sulla teglia, sulla carta da forno. Ma ancora non vanno in forno. Eh no, li lasceremo qui a lievitare almeno per un'altra oretta. Per cui mettiamo prima un canovaccio sopra e poi una coperta piegata per mantenere la temperatura ben calda. E buon riposo! E durante l'ora di lievitazione abbiamo aggiunto anche i due rametti di ulivo benedetto. E guardate come sono ben lievitati. C'eravamo tenuti da parte un pezzettino di impasto. A cosa serve? Servirà per creare due striscettine di impasto per parte che serviranno a contenere l'uovo, sia per non farlo cadere che per una questione estetica. E molto semplicemente li andiamo ad incrociare, due sul tortano, sull'uovo sul tortano, questo tra l'altro è quello della gallina bianca, vedete che infatti risplende di bianco, mettiamolo così, schiacciamolo un po' all'estremità e con un coltellino o una lametta si possono fare dei piccoli segni puramente decorativi. Ne facciamo tre all'estremità da questa parte e qualcun altro lo andiamo a fare anche sopra, così poi si aprirà meglio. Vedete, facciamo così, tre qua, tre da questa parte e due da questa parte. Stop. Adesso facciamo la stessa cosa sulla nostra bambola. Mettiamo le due fascette di impasto qui e abbiamo fatto dei segni pure sui piedi della bambola. Andiamo al forno. Lo avevamo acceso precedentemente alla massima potenza con una scodella con dell'acqua, che servirà a non far creare troppa crosta sopra, evitando di farlo alzare. Impostiamo per adesso un timer di 10 minuti. Passati questi 10 minuti, abbassiamo dalla potenza massima a 200 gradi e lo lasceremo a questa temperatura per altri 10 minuti. Trascorsi i 10 minuti, per cui 20 minuti per adesso totali in tutto di cottura, togliamo l'acqua dal fondo e lo lasciamo cuocere ancora per gli ultimi 40 minuti e impostiamo il timer. E dopo un'ora totale di cottura, la casa inebriata di profumo di pane casereccio, ecco qui il nostro tortano e la nostra pizzatola prontissimi. Guardate che colori, che doratura, e guardateli anche sotto, ben cotti, anche se sono stati fatti non nel forno a legna, ma per quest'anno, forse per la prima volta, nel forno elettrico. Guardiamo anche sotto la cottura della bambola, perfetta anche sotto, bella dorata. E per l'assaggio dobbiamo aspettare prima che si raffreddino e poi non abbiamo finito ancora con le preparazioni di Pasqua. Adesso c'è la parte dolce. E il dolce tradizionale di Pasqua è il puccidato o cuzzupe oppure culluro, a diversi nomi a seconda della località calabrese di appartenenza. Come si prepara? 1 kg di farina 00, 300 g di zucchero, 5 uova fresche intere, 200 g di strutto, 2 bucce di limone grattugiate, 2 bustine di vanillina e 2 bustine di lievito per dolci. Ed infine 2 pizzichi di sale, giusto 2. Prima cosa da fare è infariniamo la teglia, che è quella in alluminio che serve anche per fare le ciambelle col buco. Dopodiché apriamo le 5 uova e le aggiungiamo alla farina. È sempre buona regola aprirle da parte in modo da controllarle prima di aggiungerle all'impasto. Una volta terminato con le uova, aggiungiamo i 300 g di zucchero e iniziamo ad impastare, così amalgamando il tutto. Ed è il turno dello strutto. Aggiungiamo tutto, così. E possiamo mettere le bucce del limone
e i due pizzichi di sale. Perfetto. Ora bisogna impastare. L'impasto è un po' duro, per cui olio di gomiti e impastare. Aggiungiamo dopo un po' il lievito. Continuiamo ad impastare, così man mano lo strutto tende a sciogliersi e diventa più malleabile. Per aiutarci, se necessario, aggiungiamo un goccino di latte. E dopo 10 minuti possiamo svuotare l'impasto sul nostro piano da lavoro. Vedete, ormai ha raggiunto questa consistenza. Basteranno ancora altri 5 minuti e possiamo dividerlo in due parti, più o meno uguali. Iniziamo a stendere la prima parte, la prima metà di impasto, e faremo dei filoni lunghi più o meno 50 cm, quando è tutta la tavola di lavoro, in modo che poi vadano bene a misura dentro la nostra teglia. Ecco qui. Il primo va già bene così e adesso man mano procediamo anche con la seconda parte di impasto. Dimentichiamo, ne tagliamo un pezzettino e lo mettiamo da parte, servirà sempre per le striscettine sull'uovo, uguale come abbiamo fatto prima con il pane a tortano. Allunghiamo la seconda parte, così. E dopo un quarto d'ora totale di impasto abbiamo le due parti che possiamo avvolgere in questo modo. Vedete? Molto semplice. Più facile a fare che a dirsi. Prendiamo la teglia che avevamo precedentemente imburrato e infarinato e lo adagiamo sopra, così. Uniamo le quattro estremità, e qui proprio che andremo a posizionare l'uovo tra un attimo. Vedete com'è bello già così? Adesso allunghiamo le due striscette, come abbiamo fatto prima per il pane, e con un cucchiaio facciamo la culla dell'uovo, così ci faciliterà la sua posizione. Una volta messo così, mettiamo i due pezzi incrociati di impasto. Con una forchetta pressiamo sulle estremità, così anche da dare un po' di estetica. Ma qui più che altro, invece dell'estetica, è importante il contenuto. E andiamo in forno, già caldo, a 170 gradi per almeno 45 minuti. E come avete notato, prima di andare in forno si fa il segno di croce per la benedizione. È passata mezz'ora, andiamo a dare un'occhiata. Come si fa? Semplice, classico, con lo stuzzicadente andiamo a infilzarlo nella parte più alta e vediamo com'è la situazione. Sì, vedete, mancano ancora 10-15 minuti. Dopo 45 minuti esatti, ecco il nostro spettacolo di puccidato o kutsupa, come vogliamo chiamarlo. Ben cotto, dorato, al punto giusto e profumatissimo. Ora lo lasciamo raffreddare, ma non abbiamo mica finito. Adesso dobbiamo farci la glassa sopra, per cui mettiamo gli albumi di 3 uova e iniziamo a sbattere col frullatore per qualche secondo. Adesso aggiungiamo il succo di mezzo limone. Abbiamo tolto le ossa prima, così non ci vanno a finire dentro. E man mano aggiungiamo 300 g di zucchero a velo. Lo facciamo scendere man mano che giriamo col frullatore. Questa glassa alla fine deve uscire bianchissima e ben densa. Vedete? Questa è la consistenza ideale. Un altro mezzo minuto ed è pronta. Vedete com'è bella? Il dolce nel frattempo si è ben raffreddato, perché ci va messo quando è proprio freddo. E ora la parte che a me da bambino mi piaceva di più, quando vedevo queste cascate sgocciolanti di glassa di zucchero, che poi è profumatissima, bellissima. Guardate qui come scende bene. Lo sentite il profumo anche voi, sì? Mi raccomando, non vi dimenticate mai di iscrivervi al canale se volete continuare a vedere le tradizioni originali calabresi. E non potevano mancare assolutamente i diavolini di zucchero colorati. Una volta la guarnizione dei dolci era esclusivamente questa glassatura, oggi invece abbiamo pasta di zucchero, panna, eccetera, eccetera. E ci siamo, ora si deve raffreddare. E direi che anche da casa, con il forno elettrico, senza il nostro tradizionale forno a legna, anche oggi abbiamo prodotto abbastanza. Abbiamo il pane, abbiamo il tortano, abbiamo il puccidato dolce. Ora ditemi voi, lo merito o non lo merito un doppio assaggio?
Direi di iniziare subito dal salato assaggiando una bella fetta di questo tortano. La bambola ovviamente l'ho già regalata alla mia nipotina Greta, che l'aspettava con tanto amore. Ecco qui, guardate qui, guardate che alveolatura che c'ha questo pane. Chi lo dice che nel forno di casa non si può fare? È leggerissimo e la morte sua è la soppressata. È ancora tiepido, non vedo l'ora di assaggiarla. E ormai non mi fermerà più nessuno. Guardate qui. Qui cosa si sente? Si sentono i profumi della Calabria. Qui si sente la storia della Calabria. Qui è tutta tradizione antica e soprattutto super genuina. Ditemi voi cosa c'è di più genuino di questo. Spettacolo, ragazzi, spettacolo. Dovete assolutamente farlo. Lo sapete che non vi dico mai bugie, che profumi! E ora passiamo al dolce. Sempre con il mio delicato amico fedele, vado a tagliarmi una fetta. Eccolo qui. E già al taglio si sprigionano tutti i suoi profumi. Il limone, il profumo delle uova fresche, la genuinità di questo prodotto. Guardate qui, guardate che cottura, è spettacolare. Non lo dico perché l'ho fatto io, ma fidatevi. Dolcissimo, si scioglie in bocca, veramente si scioglie in bocca ed è profumatissimo. Questo è il vero dolce di Pasqua calabrese tipico. E visto che siete chiusi in casa, non potete uscire, avete visto gli ingredienti semplicissimi, guardate che morbidezza. Vi auguro di cuore a tutti una buona Pasqua e...